Il raccoglitore progetti di ADA contiene tutti gli ordini realizzati con il programma ed è situato nel disco locale del computer. Le immagini grandi di anteprima, che vengono memorizzate, permettono il riconoscimento del progetto a colpo d'occhio. Cliccando sulla lente di ingrandimento è possibile ingrandire l'immagine di anteprima del progetto per visualizzarla meglio. I progetti vengono raggruppati in base alla loro ultima apertura. Posso vedere i progetti realizzati oggi, quelli del giorno prima, quelli della settimana scorsa e così via. Per ogni progetto vengono fornite le informazioni essenziali, come ad esempio il catalogo e il modello con il quale è stato realizzato. Cliccando invece nell'icona relativa ai dati della testata, sarà possibile consultare le informazioni aggiuntive inserite durante la progettazione. La visualizzazione in griglia permette invece di visualizzare i vari progetti all'interno di una griglia per avere più informazioni tutte sotto controllo. La prima riga è vuota e permette di applicare i filtri in tempo reale. Posso, ad esempio, filtrare tutti i progetti di un determinato cliente. Oppure consultare tutti i progetti realizzati con un catalogo specifico. È possibile selezionare più progetti cliccando sul flag di sinistra. Oppure, nella modalità di visualizzazione ad anteprime, tenendo premuto il tasto Shift sulla tastiera e cliccando i progetti desiderati. Sarà possibile effettuare operazioni multiple, come l'esportazione dei progetti, oppure la loro cancellazione. La cancellazione richiederà una conferma tramite una domanda di sicurezza, dopodiché i progetti verranno cancellati fisicamente dal raccoglitore. Il comando importa invece permette di inserire nel raccoglitore dei progetti un progetto esportato da un'altra postazione. È inoltre possibile trascinare il file all'interno del raccoglitore tramite il drag and drop. Aprire un progetto, basterà cliccare sul pulsante Apri progetto, oppure facendo doppio clic sul quadrato di anteprima. Per creare un nuovo progetto, cliccare su Nuovo progetto. Un numero di ordine automatico verrà inserito, ma è possibile modificarlo. Cliccando su Altri dati, sarà possibile aggiungere gli ulteriori dettagli della commessa. Si seleziona il catalogo da utilizzare per la progettazione e cliccando sulla tipologia della composizione il nuovo progetto verrà creato.
Infine, l'Help Center permetterà di rimanere aggiornati riguardo le news e i post che pubblichiamo periodicamente sul nostro sito web. Si potranno trovare molte informazioni utili, tra cui ulteriori video tutorial di utilizzo del programma, e le risposte ai problemi più frequenti che affrontano quotidianamente gli utenti.